Ozzegna all'Avanguardia, un servizio offerto ai cittadini, il primo comune ad offrirlo. Assolutamente sì, noi siamo onorati di essere il primo comune in Italia a dare un servizio innovativo, previdenziale a servizio dei cittadini. È stata importante la collaborazione con Unsic Piemonte, nella persona di Giovanni Firera, della società operaia, quindi Enzo Francone e di tutti i suoi collaboratori. Io vorrei ringraziare tutti i presenti, vorrei ringraziare tutto il Consiglio Comunale che ha supportato l'iniziativa, anche perché per noi è veramente fondamentale dare servizi al cittadino. Soprattutto a magari fasce d'età che hanno più difficoltà a raggiungere magari uffici non solo in Canavese ma delle volte anche in Torino, in città. Quindi dare la possibilità agli ozzegnesi di poter venire qui alla società operaia e avere una persona che li possa affiancare per la modulistica, per inoltrare i documenti che servono, che sarà appunto Mario Berardo, che io ringrazio infinitamente, per noi è veramente è molto importante. Ci tenevamo come comune a far partire questa iniziativa perché pensiamo che la strada giusta sia questa e che i servizi previdenziali debbano essere un po' il fiore all'occhiello del paese, e noi qui a Ozzegna speriamo e cerchiamo di dare il massimo. Quindi speriamo che questo servizio vada alla grande, che chiediamo a tutti gli ozzegnesi di spargere la voce, quindi se hanno amici o parenti che appunto hanno necessità di questi servizi, di presentarsi qui alla società operaia il martedì dalle 10 a mezzogiorno, ma per quanto riguarda il giorno e gli orari verranno poi chiaramente mandati gli avvisi in tutto il paese per appunto usufruire di questo servizio, secondo noi molto importante. Inoltre ci tengo a ringraziare personalmente il consigliere regionale, presidente della quinta commissione Sergio Bartoli, che risponde sempre presente alle nostre iniziative, alle nostre inaugurazioni, ai nostri progetti, e per Ozzegna e gli ozzegnesi sicuramente e per il comune è un supporto molto importante, quindi siamo grati di questa collaborazione, siamo certi che potrà continuare e migliorare sempre di più. Oggi qui all'inaugurazione, diciamo, in duplice veste, quella di consigliere regionale e quella di ex sindaco che ha iniziato questo progetto. Sì, buongiorno a tutti. Intanto è un vero piacere per me, perché poi quando si parla di Ozzegna, un comune che ho avuto il piacere di servire per tanti anni, quando si realizza un progetto di questo genere non può fare che piacere. È un progetto essenziale perché dà dei servizi fondamentali ai cittadini, e che, vista anche le problematiche magari di spostamento per le persone anziane, con questo tipo di servizio che è tutto digitale, che si possono avere delle informazioni in tempo reale, credo che è veramente un servizio fondamentale. Quindi un percorso che avevamo già iniziato da tempo, che poi attualmente il vice sindaco ha continuato a proseguire e portarlo a termine. Oggi possiamo dire che siamo l'unico comune in Italia di aver attivato un servizio fondamentale per la nostra comunità. Quindi davvero grazie soprattutto al presidente dell'Unsic, che con tanto impegno si è prodigato perché questo servizio venisse attivato qui ad Ozzegna. La società operaia è sempre più un punto di riferimento per gli ozzegnesi. Certo, era il nostro obiettivo e un po' per volta riusciamo a raggiungerlo. Questo veramente mi sembra un passo veramente molto importante. Ringraziamo la UNSIC, il presidente Giovanni Firera, l'ex sindaco di Ozzegna Sergio Bartoli, il nuovo sindaco che sarà, penso, comunque è quello che farà sostituto del sindaco fino a nuove elezioni, Federico Pozzo, dell'opportunità che è andato di nuovo alla società, perché il nostro sportello sta veramente funzionando bene. Speriamo di... Abbiamo anche un contatto con la prevenzione salute dell'ASL Torino 4, il dottor Franco Valtorta, che abbiamo già fatto delle riunioni. Saremo disponibili per fare anche delle altre prevenzioni utilizzando l'ambulatorio medico del comune. Questo è molto interessante perché è un aiuto per i cittadini ozzegnesi, anche che non possono spostarsi e quindi hanno questa possibilità. Oggi è stato inaugurato un totem digitale, l'avete chiamato, che verrà posizionato in una stanza a parte con i quali i cittadini possono...
potranno collegarsi con l'UNSIC. Certamente, inizieremo già da martedì dalle 9:30 alle 11:30 per iniziare, per vedere, non penso che ci sarà la coda, comunque come tutte le cose, le novità devono anche prendere un po' di piede, faremo una buona pubblicità, ma penso che il fatto di venire qui, i cittadini di Ozegna, non dover andare a Rivarolo, qua il CAF non c'è, fanno dei servizi saltuari, vedremo magari di ampliare poi gli orari dello sportello se sarà necessità, comunque possono venire tranquillamente qui, come ha spiegato bene, basta fare una domanda e gli sarà data una risposta per qualsiasi pratica che occorre. Uno strumento innovativo per i cittadini di Ozegna, qual è il suo funzionamento, come funziona? È uno strumento, dice bene, totalmente innovativo. Ozegna è la prima città in Italia ad operare questo strumento, dove permetterà a tutti i cittadini di Ozegna di, per quanto riguarda tutte le informazioni previdenziali, è una consulenza previdenziale su tutte le problematiche dei cittadini di Ozegna, di poterle risolvere in tempo reale e di risolvere direttamente dalla sede del Consiglio Comunale di Ozegna, quindi dall'amministrazione comunale di Ozegna. Abbiamo attivato un sistema di collegamento video con un totem, con un programma del tutto innovativo, laddove le persone di Ozegna chiacchiereranno, parleranno, porranno le loro problematiche, i loro problemi direttamente alla nostra sede provinciale di Torino, per cui si ritroveranno dall'altra parte con dei funzionari esperti e non sarà più un call center anonimo al telefono, ma c'è una persona con cui parleranno e svolgeranno e parleranno dei loro problemi. Ma non solo parlare, ma attraverso un sistema di autenticazione delle firme potranno svolgere direttamente la pratica, che sarà poi presa in carico dalla sede provinciale e portata avanti. Naturalmente questo è un grande vantaggio per i cittadini, che finalmente per risolvere i loro problemi previdenziali non avranno più bisogno di andare in nessun sportello, perché il loro sportello sarà qui, nella loro città, nella loro amministrazione comunale, con persone che conoscono di persona e che hanno dei contatti direttamente con loro. Noi mettiamo solo la nostra professionalità, la nostra esperienza al servizio dei cittadini di Ozegna. Voglio rimarcare questo fatto, che Ozegna è la prima città in Italia ad operare in questo modo. Quindi veramente un servizio ai cittadini, grazie ad UNSIC, di cui io mi onoro di essere il presidente regionale del Piemonte.